Nel 1974 muore Giuseppe Rovani. La sua opera principale è 100 anni, perché considera 1748-1848. E anche qui due parole. Allora, Rovani è importante, uno perché è una diagramma della Via di Sesto, ma anche perché Rovani è un esponente di un particolare periodo della letteratura italiana, la scapigliatura. Allora, la scapigliatura cos'è? Fino a un po' di anni fa, non l'altro ieri, quando si parla di cicli storici, sono anche 20 anni, 30 anni, si pensava che la scapigliatura fosse un periodo solo lombardo. Invece poi soprattutto milanese. Sicuramente Milano è stato il centro di questo movimento. Che cosa vuol dire? Che questi scapigliati erano persone di grande genialità, perché se voi leggete i 100 anni di Rovani è pesante, però è bellissimo, è interessante, perché è 100 anni della storia, diciamo, della storia d'Italia. E, però avevano un difetto. La droga non c'era, quella che usano adesso, però bevevano la silenzio e si rovinavano bevendo questo, diciamo, questa cosa che forse dava loro una certa, li allontanava, faceva fare i voli. E il nostro Rovani, nato figlio di una ballerina di Sesto, muore a Sesto in una trattoria, non si sa esattamente dove. Poi ci sono quelli che dicono che chiaramente sarà nato lì dove adesso c'è la via Rovani, però non credeteci. Però ecco, è un esponente molto importante di questa corrente della scapigliatura, soprattutto è una persona importante di Sesto, perché nella scapigliatura ce ne sono tanti altri poeti. Io vi cito adesso solo Boito, perché vedremo il motivo. Boito erano due fratelli, Camillo e Arrigo. Camillo era un architetto e Camillo ha ribaltato quelli che erano i canoni per il restauro dei monumenti, e questi canoni ancora esistono nonostante sia passato tanto tempo. Arrigo, che era, diciamo, più artista, scriveva, era uno scrittore ma era anche un musicista, e fra l'altro nel periodo diciamo, della scapigliatura era nata una querela proprio fra Verdi e Wagner. Perché? Perché Wagner era apparso, diciamo, all'orizzonte della musica operistica, e quindi era una novità. Perché una novità? Perché Wagner era l'erede della tradizione musicale della Germania. E qual era questa tradizione musicale? La strumentazione. Infatti, se voi pensate a Beethoven, pensate a una sinfonia di Beethoven, tutti questi strumenti. Beethoven, fra l'altro, aveva anche aumentato il numero, diciamo, degli strumenti. Aveva questa tradizione, questa grande tradizione. Mentre invece l'opera italiana, e l'opera italiana è internazionale, ritornando a Rossini, Beethoven apprezzava moltissimo la musica di Rossini. Verdi invece era esponente del melodramma italiano. E qual è la differenza? Che nel melodramma italiano si dà grandissimo spazio alle voci. Quindi quando voi sentite un'opera di Verdi, quando ci sono le romanze o i duetti, voi sentite che proprio c'è un'armonia dolcissima, fanno la parte di uno strumento, ma diciamo uno strumento solista. Perché se vi capita di sentire gli accompagnamenti, quindi l'orchestra che sostiene, diciamo, il canto, vi rendete conto che è poco. Poi nei momenti in cui ci sono le introduzioni, gli intermezzi, viene fuori la grande musica, ma nel momento del canto non più il sostegno. Pensate, per esempio, adesso bisogna ogni tanto qualche battuta, nella Traviata c'è la romanza del padre di Alfredo quando va a chiedere a Violetta di lasciarlo perché ha una figlia giovane e deve sposarsi, e questa romanza viene definita la romanza dell'andata e ritorno. Perché? Perché se voi la conoscete, vado a pensare, di Provenza al mare il suol, chi dal cor mi cancellò, di Provenza al mare il suol.
dal natio, qual destino ti furò, qual destino ti furò, dal natio splendido sole. E l'accompagnamento non è che sia esaltante, però la musica è bellissima. E quindi quando appare Wagner, molti dei giovani cominciano a dire viva Wagner a basso verde, più o meno. E uno di questi era Goito. Tant'è che una sera a Bologna, dall'alto dei palchi, buttano giù proprio dei volantini, viva, viva, viva Wagner. E Verdi, che se la prendeva abbastanza, ha detto basta, io non scrivo più, faccio il contadino, va nella sua tenuta. E poi Goito, che non era stupido, ha rivisitato un po' le sue posizioni e anche grazie all'aiuto dell'amore di Verdi, Margherita Sarponi, gli fa due libretti bellissimi, l'Otello per esempio e il Falstaff, quindi hanno fatto pace. Quindi ecco che anche Goito lo collochiamo nell'ambito della scapigliatura. Nel 1876 Amilcare Conchielli compone Gioconda sul libretto di Arrigo Goito, ecco quindi lo ritroviamo.